Allora, come vi ricordate due o tre video prima di questo, io ho fatto un unboxing e dentro c'era questa interfaccia OBD che in teoria avrebbe il chip FDTI o come cazzo si chiama, originale. L'ho provata ed è così. Quindi ho già modificato il cavo per includere, come vedete, in modo doppio sia l'OBD2, che non userò mai ma comunque è lì, sia l'OBD1 della Panda con il connettore che io ho installato perché quello suo non entrava in questi e quindi mi sono rotto i coglioni, vaffanculo, ho tolto il connettore originale, ho messo una femmina di questo qua e il maschio è questo, sono connettori così, insomma ho fatto questa cosa. Dopodiché ho cercato e ho preso il mio computer con i software della Panda e ho bestemmiato fortissimo perché questa batteria non veniva più riconosciuta. Allora cosa ho fatto? L'ho sbattuta a terra, l'ho aperta a pezzi, si è aperta come una cozza, ho misurato le tensioni sulle batterie, era tutto a posto, allora mi sono detto va bene, vaffanculo, sta cazzi di batteria, si è fottuta la scheda elettronica, vaffanculo, dopo solo 2 anni. Invece l'ho richiusa a cozza, l'ho ricollegata e si è caricata e quindi ho potuto finalmente riaccendere il portatile che uso o che in teoria avrei dovuto usare, eccomi qua, che in teoria avrei dovuto usare per la diagnostica della Panda, se funzionasse, se avesse funzionato il vecchio cavetto OBD che ho smontato e qui ci sono i pezzi e qua c'è il chip FDTI finto, questo qua SMD è finto perché praticamente è una cagata cinese vomitata e non funzionava. Allora, i cavetti Panda erano saldati su questa cagata qui. Io ho scoperto che la scheda dentro è praticamente identica nella forma, non mi ero segnato le connessioni perché sono un coglione. Il video che ho fatto relativamente a questa interfaccia è del marzo 2023, che riguarda la diagnostica e il chip guasto a fanculo che è qua. E quindi ho dovuto cercarmi le connessioni e sono andato a guardarmi lo schema dell'OBD2. Nello schema dell'OBD2 ho trovato questo, ho trovato che la batteria positivo sta lì, che il ground, chassis ground, sta lì sul pin 4, ci sono i numeri, positivo sul pin 16 e poi abbiamo questa roba che si chiama ISO 9141 D2 brababà, linea L optional e linea H optional high, linea K line non c'entra. Va bene, sono questi due blu, sono il 14 e il 6. E io sul 6 e il 14, come erano collegati qua, ho messo i cavetti Panda. Ma la prima cosa che vorrei provare è che se io ficco questo, se io ficco l'interfaccia, che ora non si accende perché lui vuole la 12 volt, però si accende il chip. E se io vado a vedere FTProg, che è il programmino di test dei chip FDTI, mi si apre e il modo per vedere se il chip è originale o meno è vedere se c'è un numero di serie. Ora dobbiamo aspettare l'attività disco perché questo disco, e sottolineo disco, questo maledetto disco è lento perché questo è un Acer Aspire One, è una macchinetta su cui ho installato questo Windows 7 giusto e solamente per usare questi software diagnostici. E vediamo subito che se io faccio uno scan, lui in teoria dovrebbe trovare il chip ed ecco che abbiamo un serial number e quindi sembrerebbe un FDTI originale. Addirittura qua leggiamo cose, ci sono delle cose, vedete? Quindi sì, è possibile che questa sia un'interfaccia originale. Ora io credo di saperlo già che è originale perché mi è stata consigliata da un mio amico. Mi è stata consigliata da Mario e qui c'è l'inserzione eBay e quindi niente, Mario mi ha consigliato questa, dice che funziona e non ci resta che andarla a provare. Ora io vorrei provare invece, chiudiamo questo software, vediamo la batteria se funziona, mentre qua il disco frulla che è una bellezza.
Cioè, non sta facendo un cazzo e frulla. Benvenuti nel Windows, nel magico e merdoso mondo di Windows. Ah, ma perché è connesso a internet? Ah, che palle. Ma disconnettiti, maledizione. Perché lui si cerca. Forse se faccio così, non mi ricordo. Ma non c'era un. No, non capisco. Va bene, nessuna connessione è disponibile. Ah, ecco. E se faccio così di nuovo? Ma funziona sto coso o non funziona? Ah, ecco. Se lo spremo di qua, lui si connetta. Se lo catastrofo di là, lui si disconnette. Bene, io lo lascio catastrofato da quella parte. E quindi ho tolto il wifi perché non voglio aggiornamenti, non voglio un cazzo su sto portatile. Ora stacco la batteria. Sì, e sono effettivamente in batteria. E lui mi dice che sto andando in batteria, 100% autonomia residua. Bene. Quello che non mi piace è che mi ha abbassato la luminosità dello schermo, cosa che io non voglio, perché io voglio lo schermo sparato a palla. Ah, function. Ecco qui. No, vabbè, mi servono due mani e adesso andiamo a provare sto coso. Ora vediamo se va a fuoco. Come cazzo è messo? Ma vaffanculo, il cavo chiuso nella scatoletta dei relè. Vaffanculo. Ma tutti a me. Tutti a me. Se non mi sbaglio entra in modo univoco. Qui non è successo niente. Qua sono collegato, andiamo a vedere. La prossima cosa che farò sarà portare la porta della diagnostica qui. Qui sul cruscotto. Comoda, pronta da usare con la 12 volt. Accendiamo sto cazzo di computer e mettiamo. Sì, consenti, puttana di Eva, consenti, ti ho aperto 40 milioni di volte. Che cazzo mi chiedi? E ora vediamo se riesco a fare qualcosa. Allora, il portatile lo metto qua. Puttana di Eva, sto cavo corto. Ecco qua. Ora. 900, IAV. E qual è adesso che non mi ricordo mai? F10 connect. Sì, ho connesso. Accendo. Metto la chiave a off. È a off. Ecco. Connecting failed. La porta COM3 non esiste. Perfetto. E te pareva. La chiave deve essere on. Ok, ho messo la chiave on e lui sembra essersi connesso. Invalid ISO code. Ah, ma questa è. Ma questo non è il software che devo usare. Ho sbagliato software. Sì, adesso seleziono un'altra porta. COM4. Perfetto. SPI, single point injection, connetti. Per favore, torna on ignition. Ok, eccomi, sono connesso. Allora, adesso voglio temperatura aria, temperatura acqua, voglio tensione della batteria. Fantastico. Quindi l'interfaccia sta funzionando. L'acqua e l'aria sono a 34 gradi perché in questo momento ci sono 34 gradi. Voglio anche la engine speed. E accendo. Ora a questo punto accendendo lui mi si andava in palla e mi si resettava e io non avevo più un cazzo.
come vedete invece sta funzionando. Oh oh, si è disconnesso ancora. Ma porco d***o, porco d***o, ma com'è possibile, porco d***o. Niente. Allora pure questo è falso oppure c'è qualche problema? Io non capisco. Davvero non capisco. Ha perso la com di nuovo. Stesso problema. Io sto riprovando varie volte. Lui si ricollega, poi appena accelero esce. Tra l'altro si ricollega a motore acceso. Ora non ha visto la com port e la porta com che non viene vista. È sempre un problema di comunicazione. Io davvero non capisco qual è il problema di questa porco di centralina. Niente. Non si collega più. Non vede più la com. Devo chiudere. Devo rificcare la porta com del porco di. Ne ho aperti 14. Vaffanculo. Cane. Mo non vede più la porta. Cioè non la vede, non la vede proprio. Sta porco di USB. Niente, morto. Funziona a motore fermo. Posso vedere le varie cose. Vedete, sono 90 gradi e lui me ne indica un po' di più. Quindi ho il termometro conservativo. Ora sono 89, 88. 88, 87 e sono arrivato qui a 90. Quindi ho un 4-5 gradi di differenza. Adesso provo ad accelerare, piano piano. Però se vediamo gli RPM è più carino. Io posso vedere davvero un po' tutto, eh? Vediamo. Adesso accelero. E si è fermato, visto? Porco d***o, porco bastardo cane, maledetto, schifoso, lurido, bastardo. Io ci riprovo. Che devo fare? Niente, appena tocco l'acceleratore non c'è niente da fare. Quindi o sono disturbi oppure veramente a questo punto non so che cazzo fare. Quindi sono nuovamente bloccato. Abbiamo conseguito una sconfitta. Una sconfitta socialismo lui. E davvero a questo punto io non so perché. Non so perché questa interfaccia mi sembra originale, però ogni volta che tocco l'acceleratore, come avete visto, succede qualcosa per cui la com si disconnette e il software perde connessione, si pianta, dà errore. Ora ho visto che nel CD che forniscono, ora se questo lettore mi facesse la cortesia di funzionare, io l'ho copiato e lui... adesso sta funzionando, bravo, bravo, bravo bastardo di merda. C'è dentro questo software, sembra una versione light di una, di un cazzo diagnostico che sicuramente non funzionerà, non farà un cazzo. K-Line, Dumb K-Line Interface, qualsiasi versione di Windows. E quindi sembrerebbe lui. Io lo proverò e vediamo che cazzo succede. Va bene, facciamo anche questa cosa. Clicchiamo la chiavetta, se si degna di riconoscermela. E spegni su cazzi wifi, puttana di Eva.
Allora, installazione driver, ma che cazzo installi? Che cazzo installi? Aprimi sta cazzo di chiavetta. Sì, usalo, usalo il cazzo di dispositivo, aprimelo. Apri cartella per visualizzare gli stracazzo di file. Ok, qui che cazzo c'è? Chiudi sta merda. Certo che Windows è veramente una cagata vomitata, eh. Allora, new cable. Ora qua cosa c'ho? Un autorun, vaffanculo. Cos'è? FreeSM. Che cazzo è sta roba? FreeSSM. È una cagata per le Subaru. Ma a me non me ne fotte un cazzo delle Subaru. Quindi FreeSSM se ne va a fare in culo. Senza passare dal via. Tune EQ. Io non so cosa sia. Mentre VAG. VAG, allora, drivers. Papà installer. Io installo, lancio l'installer, vediamo che cazzo succede. Sì, porca miseria, sì, non rompermi i coglioni. Dove sono gli occhiali che non vedo un cazzo? Yes, wizard, vediamo questo wizard che cazzo mi fa fare. Clic on next. Licenza, sì, vai a fare in culo. Next. Sì, mettilo lì, installa. E l'installi driver, bastardo di merda. Finish. Ora, vediamo. Il PC Clock Calendar, implausible date, va bene, vuole una data plausibile, ma vai a fare in culo, tu hai la data plausibile. Vediamo sta directory drivers che cazzo mi fa fare. Sì, estrai, installiamo i driver. Ah, sì, accetto il contratto, vaffanculo. Ti do. Vediamo che cazzo fa adesso quando accetto il contratto. Sì. Fine. Ok. Per avviare, riavviare il computer. Riavviamo il cazzo di computer. Metti a fuoco, merda! Non partiva neanche più il computer adesso. Vaffanculo. Io ho dei nervi pazzeschi. Perché è tutto il giorno che sto a provare questa merda di interfaccia di merda. E non c'è verso, non c'è verso. Allora, il driver l'ho installato. Vediamo se qua. Ma che cazzo crei collegamento? Niente, io adesso divento pazzo. Vediamo che cazzo mi vede. Il domani mattina si apre. Che meraviglia. Chissà cosa contiene questo barattolo, sarà qualcosa di buono.